Voi non sentite com'è un'irrefrenabile voglia di pizza? Ciao raga, oggi vi propongo un altro piatto tipicamente italiano, la pizza. L'andremo a fare in versione boschiva, quindi cuoceremo la nostra pizza all'interno di una gavetta utilizzando il fuoco. È la prima volta che lo faccio, ho già cotto del pane all'interno della gavetta in altre occasioni, ma mai la pizza, quindi sono molto gasato, non vedo l'ora di cominciare e di vedere che esce fuori. Madonna, fa talmente tanto freddo che non riesco anche a parlare. Stavolta serve tanta brace, serve un focolare molto caldo, quindi comincio a procurarmi qualche cosa per accendere il fuoco. State con me. Oggi siamo a 0 gradi e ho un disperato bisogno del fuoco anche per scaldarmi. Quello che cerco è della legna di buona qualità, però qui sarà dura perché ci sta solo betulla, che praticamente è carta velina, e il faggio, che è un po' meglio, ma niente eccezionale. Mi farebbe comodo della quercia, ma in questi boschi ce n'è pochissima. Comunque vabbè, mi arrangerò con quello che trovo. Cerco di prendere roba sollevata da terra che sia il più possibile asciutta, e comunque dovrò processarla, scortecciarla, fare dei trucioli, roba di questo tipo. Devo arrivare al cuore del legno, quello più asciutto. Se sentite un po' di casino è perché oggi c'è un sacco di gente in giro. Ma del resto pure io mi sono messo abbastanza vicino alle zone più frequentate. Forse non è stata una svista. Forse non sono poi così burbero come voglio far credere. Forse sotto sotto desidero un po' di compagnia. Quella che andrò ad utilizzare per cuocere la mia pizza è una semplicissima gavetta da campeggio barra escursionismo, la classica popot formata da pentola più padellino che si va a chiudere in questo modo. Se avete intenzione di provarci anche voi, procuratevi una roba simile che sia ovviamente rotonda, perché dovete cuocere all'interno una pizza e che sia possibilmente antiaderente. E se non avete una pentola antiaderente, o se la vostra gavetta è un po' datata come la mia e quindi ha perso l'antiaderenza, potete ovviare facilmente mettendo all'interno un po' di carta da forno. Questo per evitare che la pizza si appiccichi.
vado a stenderla all'interno. L'impasto è molto leggero, ha lievitato tutta la notte. Un po' di pomodoro. Filo d'olio, pizzico di sale, la mozzarella, mi sa che l'ho un tantino sbruciacchiata, non lo dite a nessuno. Wow, secondo tentativo. Yes. Raga, vi dico solo che ho accannato le riprese perché mi è rimasta pochissima batteria. Mi sono fatto la terza pizza, ci ho buttato sopra tutto il pomodoro e la mozzarella che mi erano avanzati. È venuta una bomba nucleare. Spettacolare. Non aggiungo altro. Sono veramente soddisfatto di questo esperimento, le pizze sono venute fantastiche, spero di aver infilato l'ennesima idea malsana all'interno dei vostri cervelli e provateci e fatemi sapere come esce fuori e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!